tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Uomo trovato cadavere nella darsena, di lui non si avevano notizie da mercoledì, la bicicletta ritrovata vicino al canale. Sequestrata una piantagione di marijuana coltivata in casa, in manette un uomo di 41 anni. Al sindaco di Riace il premio dell'Africa Chiama. Per gli amanti dei piccoli pennuti, a Fano apre la mostra ornitologica. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Questa è l'informazione locale sul canale 17. Cominciamo dalla cronaca e dal raccontarvi del ritrovamento di un uomo di 41 anni di cui non si avevano più notizie da mercoledì notte. Un uomo che è stato ritrovato purtroppo oggi senza vita. Un uomo di 44 anni è stato recuperato cadavere nella darsena borghese di Fano questo pomeriggio alle ore 18, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce dalla serata di mercoledì. Andrea Mancini, questo è il suo nome, viveva con la madre, che ieri mattina, accortasi che il figlio non aveva dormito a casa, ha fatto scattare subito le ricerche avvertendo i carabinieri di Fano. Andrea non aveva mai manifestato manie suicidarie, ma la bicicletta lasciata lungo il canale Albani in via Kennedy purtroppo aveva fatto pensare al peggio. Così, d'accordo con gli investigatori, stamattina si sono avviate le ricerche in quella zona da parte dei vigili del fuoco, che per scandagliare meglio il fondale hanno fatto parzialmente prosciugare il canale. Le ricerche non hanno portato al ritrovamento di Andrea questa mattina, cosa che aveva acceso una speranza nei familiari. Poi, alle 17 di oggi, sembrerebbe che un passante, accortosi del corpo semisommerso del povero Andrea, abbia avvertito i carabinieri. Il 44enne è stato recuperato dal reparto speciale dei vigili del fuoco sotto la supervisione di carabinieri e guardia costiera, mentre la polizia di Stato e i vigili urbani regolavano il flusso stradale. I carabinieri hanno sequestrato una piantagione di marijuana coltivata da un quarantenne della provincia di Pesaro Urbino. Coltiva piante di droga nell'orto di casa anziché pomodori e melanzane. I carabinieri di Tavoleto lo scoprono e lo arrestano. È la sorte toccata ad un 41enne che aveva allestito dietro la casa una piantagione di marijuana con 13 piante dell'altezza compresa tra gli 80 e i 2 metri, abilmente occultate tra altre piantagioni. Nella perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno scoperto un laboratorio vero e proprio per la lavorazione, l'essiccamento e il confezionamento di droga. Scoperta, oltre ad altri utensili, anche una lampada per accelerare l'essiccamento delle foglie ed un quantitativo di marijuana già pronta per la lavorazione di circa 3 kg per un valore commerciale all'incirca di 10.000 euro. Hanno tratto così in arresto un 41enne che in casa aveva una vera e propria piantagione di marijuana. E in casa poi troveremo tutto quello che è l'occorrente per una coltivazione vera e propria. Questo 41enne è stato arrestato e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato l'obbligo di firma ai carabinieri proprio di Tavoleto. All'uomo, arrestato martedì scorso per coltivazione e produzione illecita ai fini di spaccio di stupefacenti, è stata commissionata la custodia cautelare con obbligo di firma dal Tribunale di Urbino. I carabinieri della stazione di Tavoleto, guidati dal maresciallo capo Alfredo Severini, da tempo stanno eseguendo numerosi controlli nel territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle fasce giovanili. A finire nella rete dei militari anche un cinquantenne di Monte Calvo in Foglia, che coltivava una pianta di marijuana dell'altezza di 2,60 m e che è stato denunciato per questo in stato di libertà per detenzione e coltivazione.
e inoltre un 18enne trovato in auto in un parcheggio di un locale della zona con un modesto quantitativo di droga, per cui è stato soltanto segnalato alla prefettura per uso e detenzione ai fini personali di stupefacenti. Stiamo cercando di partiamo dagli ambienti scolastici, quindi iniziano adesso un ciclo di conferenze proprio nelle scuole e Tavoleto partecipiamo, saranno sempre alla nostra attenzione, così anche su Pesaro e nei comuni del comprensorio. Poi dopodiché naturalmente dopo le scuole passiamo ai luoghi frequentati dai giovani, così proseguiremo adesso nell'entroterra con i vari locali che attirano giovanissimi partendo dalla zona di Vallefoglia fino ad arrivare a Tavoleto. Cambiamo argomento. Ogni anno l'associazione fanese L'Africa Chiama assegna ad un personaggio di spicco del mondo della solidarietà un premio. Questa volta, per quest'anno, l'associazione ha scelto il sindaco di Riace. La giornata inaugurale di domani, sabato 8 ottobre, alle ore 15.30, nella sala del Consiglio Comunale di Fano, sarà consegnato il premio O l'Africa nel cuore al sindaco di Riace, Domenico Lucano. Il sindaco Mimmo ha trasformato il piccolo comune calabrese in un modello di accoglienza, studiato con molte tesi di laurea in numerose università europee. Una storia iniziata nel 1997 quando un barcone carico di 200 profughi curdi attraccò nel porto di questo paese di pescatori. Il sindaco Lucano vide nell'arrivo dei numerosi migranti un'opportunità storica per rivitalizzare anche economicamente il paese che era destinato inesorabilmente a svuotarsi. Oggi è rinato grazie ai migranti. Oggi Riace conta 2.000 abitanti, un quarto dei quali stranieri che hanno aperto numerose botteghe, artigiani di ceramica e di tessuti. Abbiamo pensato di approfondire la conoscenza della sua attività in favore dell'accoglienza, della solidarietà e dell'integrazione dei migranti. Ci ha stupito questo impegno, soprattutto essere riuscito ad integrare circa 400 migranti nel suo comune che conta appena 2.000 abitanti. Inoltre abbiamo potuto così scoprire con grande sorpresa che i migranti non sono stati una minaccia, ma sono stati un'occasione favorevole di rinascita per Riace. Infatti i migranti hanno salvato Riace dallo spopolamento. Questo sindaco per la sua opera è stato menzionato anche in una rivista a tiratura mondiale, una rivista americana, Future. Sì, è stato inserito tra le 50 personalità più influenti del mondo, insieme ad Angela Merkel, a Papa Francesco e ad Obama. Comunque Mimmo Lucano ha commentato: preferisco stare tra gli ultimi invece che tra i potenti. E adesso invece parliamo di questa mostra che apre a Fano, si tratta di una mostra ornitologica. Gli esemplari praticamente partono dai classici canarini di colore, il giallo e il rosso, il classico, a delle mutazioni molto più complesse, sempre del canarino, e poi anche comunque altri tipi di uccelli tipo il canarini di forma e posizione, quindi arricciati con dei piumaggi diversi. E poi anche IEI, quindi indigeni, esotici ed ibridi, fino ad arrivare anche ai pappagalli, sia di piccola che di grossa taglia. Però abbiamo circa un centinaio di allevatori partecipanti al concorso, provenienti da tutta la regione Marche, fino anche a fuori regione, perché abbiamo allevatori che provengono anche dall'Umbria e dall'Emilia Romagna. Quando si potranno vedere? In che giorni? L'apertura al pubblico partirà da domani pomeriggio, il sabato pomeriggio, e comunque tutta la domenica fino alle 17. A Cucurano di Fano sono giorni questi di festa, c'è un ricco programma in calendario. Allora vediamo quello di sabato. Sabato sera alle ore 21 c'è un musical dal titolo Hercules, proposto dai ragazzi e dai giovani della parrocchia nella sala della fraternità.
mentre domenica 9 ottobre c'è la festa del Crocifisso con tante messe, una alle 9, una alle 11, alle 4 del pomeriggio presieduta dal Vescovo Trasarte, alle 17.15 la processione per le vie del paese, poi alle 18 un'orchestra, un concerto dell'orchestra di fiati Fanno Fortuna e alle 21 la replica del musical Hercules nella Sala della Fraternità. Per chi ci segue invece di venerdì, chi ci segue questa sera alle 20.30, vi ricordo che alle 21 c'è una via crucis per le vie del paese, appunto, di Cucurano. E con questo avviso chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai Giornali, la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Thank you.